Dai nostri microfoni c'è Mister Lai, non solo Mister, anche giocatore della Lupa. Allora, insomma, commentare un 6-1 è sempre difficile. Io, oltre a chiederti un giudizio sulla partita, ti dico un po' quello che ho notato io. Ho notato un approccio sbagliato. Nel primo tempo, dopo 12 minuti, avevate preso due gol e nel secondo tempo, dopo 6, ne avete preso un altro. Come ti spieghi questo? Allora, il primo gol è stato una punizione tirata benissimo, ma non ci doveva arrivare, nel senso che la difesa si è abbassata troppo lì. Almeno un uomo, se non due, devono salire prima. Se devi fare il fallo, devi fare 20 metri più sopra. Ci siamo abbassati, lui è arrivato al limite dell'area, quasi come se fossimo impauriti. Secondo gol è nato da un disimpegno sbagliato nostro, che abbiamo cambiato gioco orizzontalmente, palla bassa. Purtroppo male, il ragazzo ha sbagliato, ma capita, si è scusato e poi l'abbiamo gestita male, hanno tirato e c'è stato anche un autogol perché l'ha deviata. Il terzo gol è un calcio da fermo e ci siamo presi una marcatura, ha tirato da solo. L'approccio è stato sbagliato, poi siamo rientrati in realtà benino finché ha retto il centrocampo. Abbiamo fatto un bel gol, siamo andati sul 3-1. Secondo tempo, come se fosse riniziata la paura, poi la squadra a centrocampo si è sciolta fisicamente e loro sono passati come se fosse buio. Non ho capito sinceramente se è un problema fisico, perché se fosse fisico sarebbe di tutti quanti, non solo di due o tre ragazzi che giocano a centrocampo anche a rotazione, se è un problema mentale, perché la gente non si può spegnere in questo modo. Cercheremo di lavorarci, di parlarne, capire bene. Certo che è una prestazione inaccettabile contro una grande squadra, più forte di noi, però comunque è una prestazione inaccettabile perché questo non va bene. Questa squadra, secondo me, poi magari sbaglio io, credo che possa fare di più di quello che abbiamo visto oggi. Grazie. Grazie.